quando fuori fredde piove, come togliersi le scarpe. Avevo tappezzato i muri di scaffali e la gente veniva a servirsi. E siamo andati a Bolzano varie volte e poi le cose si ordinava e veniva una... Sarà come dare il voto a un uomo, o un ideale senza più dolore, come rapinare banche dicendo solo per favore. Succederà solo se ridere, ridere, ti faccio ridere, la notte passerà, sono le 4 e tutto va bene, solo un po' di umidità. Che classe che hai, che semplicità, tanta commedia e fragilità. Ridere, ridere, ti faccio ridere, la notte passerà. Meglio che non guardare la pietra. Benvenuto a Colidio Delso, all'interno della nostra bottega, non so se l'avevate già visto. No. Semplicemente dargli il benvenuto. Adesso iniziamo con l'aiuto di Fauzia, abbiamo preparato questo semplice PowerPoint sul cotone e sulle magliette del progetto di Faccio Sviluppo e cercheremo di darvi qualche piccola nozione perché è una cosa molto breve perché poi ci dedicheremo ad altro. Inizio la bottega all'interno del centro commerciale della Coop appena inaugurato e con un gran cartello scritto sul cartone cercasi volontari e così sia io che Antonella e poi altre volontarie Emilia si sono avvicinate a questo tipo di volontariato e così è cominciato. Lasciare a sconvolgere la realtà, passerà la notte, passerà la confusione. Un giro tondo passa il bicchiere, un giro tondo dammi da bere, un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere per carità. La bottega nuova! Allora, speriamo bene, ma questo è di un buon auspicio, questa potrebbe, anzi dovrebbe essere e sarà la nostra futura bottega. Un giro tondo passa il bicchiere, dammi da bere per carità. Anche solo, con la bocca tortica, anche solo. Con la lingua tra le dita tengo fede al vecchio giuramento. Se vivo felice, poi muoio contento. Mentre io sui carboni ardenti ho saltato, aiutato dai venti ho buttato le pillole più amate. Una delle caratteristiche più importanti di Pace e Sviluppo è quella di cercare di essere un'organizzazione che dà dei servizi ai gruppi di volontari che gestiscono le botteghe del mondo. L'idea abbastanza così nuova che abbiamo sperimentato negli anni è quella di creare una sorta di struttura di servizi per gruppi di volontari che sul territorio si organizzano e che sono realmente responsabili della gestione della bottega. Noi non vediamo quindi il volontariato come una fase di passaggio da un'organizzazione informale a un'organizzazione più strutturata, ma crediamo proprio nel valore strategico della, diciamo, della professionalizzazione dei volontari, per cui formazione e servizi per alleggerire il loro lavoro e per permettere loro di fare un buon lavoro sul territorio di promozione del commercio equo. Seconda e l'ultima serata, il secondo anno che lo proponiamo, abbiamo scelto due film. Il primo era Beautiful Country, questo è di Darwin, che comunque dia una visione che non è necessariamente legata al commercio e al solidale. Un attimo, mi troverai stupito per un brindisi all'amore che c'è stato. Ai Marì, ti dedico al mondo, arzillo e rotondo, è un uomo che pensa per... Lo importante es que haya ese enlace de amistades y a través de eso que produzca este lazo de comercialización y
es un camino, ¿no es cierto? Es un camino más para ayudar a fortalecer las otras organizaciones, es decir, no solamente de un país, sino en este caso se puede hablar del mundo. Difficile trovare ombra, i fiori stanno sempre, ripararsi dalla vergogna, i dubbi esplodono. Davanti a due sentieri, uno fatto di specchi, ma senza desideri, l'altro di spine e voglia di ricominciare. Lascio quello che trovo e cerco di trovare. Fuori orario si conquista la medaglia dell'esperto equilibrista, un funambolo che vola fischiettando a squarciagola. Come dire, la fatica è una storia che non mi riguarda, che non mi riguarda. E non